Benvenuti in live, sì, ci siamo, perfetto. Benvenuti a tutti in questa nuova live, adesso iniziamo subito a caricare la partita. Voilà. Ieri ci siamo interrotti qua vicino a Gaza. Che meraviglia. Esatto, dovevamo fare il parkour. Questo l'abbiamo aperto ieri. Così. Prendiamo le gelatine. Facciamo il nostro amato parkour. Aiuto. Io e il parkour non andiamo. Guardate lì chi c'è. Il nostro amato amico Gaza. Guardate un po'. Ma sei serio? Vai avanti e indietro? Allora, spostati, 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 spostati. Let's go. Credi che sia cieco? Questa notte non permetterò a nessuno di entrare in quella torre. Mamma mia. Allora, qua se non erro dobbiamo far esplodere il vaso. Se riesco a beccarlo. Quindi andiamo da qua. Funzionava. Ah, ok. Devo solo avvicinare. Fix, sarai cacciato per questo. Potrebbe essermi utile se dovessi distrarre Gazza lungo il percorso. Charlie, il fratello di Ron, si era organizzato per prendere il drago dalla torre e portarlo con sé in Romania. Adesso viene il bello. Appunto. Mrs. Spur, giurerei di aver sentito dei passi qui dentro, ma boh. Controlliamo la biblioteca, dolcezza. Adesso viene il bello. Verrò scoperta molte volte, vi avviso.
che sti maledetti. Se lavorano bene. Ah, questa volta ti ho sentito. Presto, Mrs. Poor, continua a controllare dall'alto. Appunto. Non vi permetterò di passare, dannati monellacci. Evviva! Stipendo! Non vedo Mrs. Poor. Eccola lì. Approfittiamone che è buggata. Che tanto una fortuna così non ce l'avrò mai più. Andiamo di qua. Qua è chiuso, perfetto. Forse Harry, non ti incastrare. Intruso! Salviamo subito. E mo qua. Intruso! Un intruso nel corridoio proibito! Voilà. Stipendo! Ciao, Harry! Come procede la raccolta delle gelatine? Fred e George ne stanno combinando una delle loro, immagino. Ho sentito parlare della tua vittoria nel Quidditch. Congratulazioni! La coppa si avvicina, eh? Scusate, è arrivato un messaggino. Allora, da qui devo andare di qua. Di qua. E quelle gelatine bellissime, che me le prenderò. Vabbè, facciamo il giro. Sicuramente te qua c'entra qualcosa. E quest'altre? Oh no. Ah, intruso! Un intruso nel corridoio proibito! Andiamo di qua. Nisba. Ecco qui le gelatine che volevo prendere prima. Una, due, voilà.
Aiuto, mi si sporca. Ok. Allora, vediamo un po' di qua. Voilà, è chiuso. Oh, guardate un po'. Wow. Riflessi nello specchio delle brame c'erano i genitori di Harry, James e Lily Potter. Li osservò sempre più da vicino, come se sperasse di cadere dentro lo specchio e di raggiungerli. Improvvisamente trasalì quando sentì il suono di una voce dietro di sé. Harry si girò lentamente. E così tu, come centinaia prima di te, hai scoperto le dolcezze dello specchio delle brame, disse il professor Silente. Continuò spiegando che lo specchio ci mostra quello che desideriamo più profondamente e più irresistibilmente in cuor nostro. Tuttavia, non ci dà né la conoscenza né la verità. Presto lo specchio verrà portato in una nuova dimora, proseguì Silente, aggiungendo con tono sinistro che se vi si fosse imbattuto di nuovo sarebbe stato preparato. Preparato per cosa? Pensò Harry fra sé e sé. Quei monellacci ci sono sfuggiti, Missy Spur. Adesso ho chiuso a chiave l'unica porta che conduce fuori di qui. Rimani qua e tieni d'occhio la biblioteca, dolcezza. Vediamo un po' cosa c'è di qua. La biblioteca. Again. Wait. Non so se devo andare di là. Oppure di qua. Prima di qua. Prendiamo le gelatine. Salviamo. E andiamo dove stavamo andando. Voilà. L'unica via d'uscita da qui è attraverso quel cancello. Fa un fracasso terribile. Tu occupati di quel lato della stanza. Io starò attento a questo. Riprenderemo, Missy Spoon.
Intruso! Che succede? Intruso. Chi è là? Qualcuno è passato di nascosto. Ehi, Henry. Henry. Bravo. Sì, ma qui mi dice che dovevo trovare la figurina. Lucchicchio, eh? Mi scopre, sicuro che mi scopre. No. Ok, mettiamoci qua. Guardia leviosa. Che succede? Chi è là? Qualcuno è passato di nascosto. Intruso! Sì, sì. Adesso la parte più difficile. Quella della pisita. Aspettiamo che si allontani un pochetto. E a quel punto te ne pentirai. Nix, sarai cacciato per questo. Sì, Pisita, cosa fai? Ti sposti da lì? Flipendo! Corri.
Voilà. Nostri gemellini Fred e George, approfittiamo del passaggio. Grazie ragazzi. Appunto, adesso gli andiamo incontro. Ehi, hey, Harry, hai 25 gelatine per noi? Ci siamo, queste sono tutte le gelatine di cui abbiamo bisogno. Grazie, Harry, non ce l'avremmo mai fatta senza di te. Eccoti una figurina streghe e maghi famosi, te la sei meritata. Grazie, Harry. Ne avevamo proprio bisogno. Ricordati, tu non sai niente del fatto che noi stiamo raccogliendo le gelatine. Sarà il nostro segreto, d'accordo? Coraggio, George. Il lavoro ci aspetta. Voilà. Prendiamo la figurina. Andiamo subito a vedere di chi si tratta. Voilà! Allora, ieri ne abbiamo visto questa. Tosca Tasso Rosso, strega medievale, date sconosciute, cofondatrice di Hogwarts. Dia del suo nome è una delle quattro case. E va benissimo. Poi, Priscilla Corvonero, strega medievale, date sconosciute, cofondatrice di Hogwarts. Dia del suo nome è una delle quattro case. Ci mancano solo due figurine. Benissimo. Per passarli, ok. E perché non mi fa andare di qua? Maledizione, voglio quelle gelatine. Vabbè, andiamo, torniamo tutto indietro. Andiamo dritti, scendiamo le scalette e voilà. Hermione, Ron e Harry riuscirono a scoprire il segreto della pietra filosofale. Essa era in grado di produrre l'elisir di lunga vita, una pozione in grado di rendere immortale chiunque la bevesse. È naturale che qualcuno cerchi di impadronirsene. Chi non la vorrebbe? Disse Harry. Hermione sospettava che il pacco ritirato da Hagrid presso la Gringot contenesse la pietra filosofale. Ed era proprio la pietra filosofale che si trovava in fondo al corridoio proibito, sorvegliata dalla creatura che aveva ringhiato contro di loro. Si comporta in modo sospetto. Forse ha in mente di rubare la pietra filosofale. Sicuramente Piton non agirà finché Silente è qui. Ma Silente è partito 10 minuti fa diretto al Ministero della Magia a Londra. Ciò significa che agirà questa notte. Andiamo. E Gazza è sempre di guardia al corridoio proibito. Allora è arrivato il momento di entrare in azione. Più. Sembra che questa notte Gazza sia da qualche altra parte.
coraggio, andiamo. Allora, ragazzuoli, salviamo immediatamente. Alomora! Apriamo questo. L'ultima figurina che ci mancava, mi sa. Andiamo a vedere. Eh sì, è l'ultima, ragazzi. Roderick Plumpton. 1889-1987, cercatore della nazione inglese di Quidditch, detiene il record per la più rapida cattura del boccino. 3 secondi e mezzo. Chapeau. Da questa parte, Harry. E arrivo, arrivo. Venisse da qui. Hai sentito? Non credo che dovremmo andare lì dentro. Ma dobbiamo fermare Piton. Coraggio, Harry, siamo dietro di te. Che pareva. Uffi! Hagrid avrebbe potuto chiamare questo mostro assassino. Proverò col flop. Forse riuscirò a far addormentare Fuffi. Sì, prudente, Harry. Ouch! Allora, ouch. Mi sa che è il primo game over, cioè uno dei pochi game over che ho fatto. Lo prenderemo qua. Perché è difficilissimo. Voilà, signori. Ho uno sputo di vita. Ma vabbè. Vuoi andare avanti tu, Hermione? No. Bene, ci vediamo fra un minuto. Spero. È tutto a posto. Un atterraggio morbido. Saltate pure. Coraggio, Harry. Lo riconosco, è il tranello del diavolo. La prossima volta starò più attento durante le lezioni di erbologia. Aiuto, è un tranello del diavolo. Cerca di non avvicinarti troppo a quei tentacoli. Incendio! 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 Allora? Incendio! 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 Voilà!
fuoco, Harry. Da questa parte, Harry. Tutto un R. Devi afferrare la chiave, Harry. È il momento di mettere in pratica il tuo talento naturale per il Quidditch. Ma io ho una fortuna, ho uno di vita. Dove Cribbio è? Di là. Appunto. Ouch. Voilà. Contro il muro sono finita. Ottimo lavoro, Harry. Vediamo dove conduce. Datemi un po' di vita, per favore. No, gli scacchi, no. Il prossimo enigma è costituito da una gigantesca scacchiera. Ron ha deciso di giocare. Speriamo che se la cavi. Help me, boys, help me. Che io non sono buona a fare queste cose. Salviamo. Oh, Ron, ti senti bene? Ho sconfitto la maggior parte dei pezzi, ma sono stato ferito. Adesso tocca a te, Harry. Harry, devi stare attento ed evitare i pezzi. Si muovono tutti di una casella alla volta. Per riuscire ad arrivare dall'altra parte, dovrai far sì che i pezzi combattano fra di loro. Per iniziare la partita, cammina sulla scacchiera. Sii prudente, mi raccomando. Ragazzi... andiamo di qua. Ok. Bianco. E quindi... boh, andiamo di qua. Quello essendo un alfiere può mangiare solo nel bianco. Non ha senso. Vabbè. Oh, Ron, ti senti bene? Scusate. Ho sconfitto la maggior parte dei pezzi, ma sono stato ferito. Adesso tocca a te, Harry. Harry, devi stare attento ed evitare i pezzi. Si muovono tutti di una casella alla volta. Per riuscire ad arrivare dall'altra parte, dovrai far sì che i pezzi combattano fra di loro. Per iniziare la partita, cammina sulla scacchiera. Sii prudente, mi raccomando. Allora, questa era giusta. Fanno tutti i movimenti, bla bla bla. Perfetto. Andiamo da qua.
di qua. Mi sa che ho risbagliato, ragazzi. Sì. Scaloni, scusate. Ma io l'ho detto che questo boss è stato difficile. Ho sconfitto la maggior parte dei pezzi, ma sono stato ferito. Adesso tocca a te, Harry. Harry, devi stare attento ed evitare i pezzi. Si muovono tutti di una casella alla volta. Per riuscire ad arrivare dall'altra parte, dovrai far sì che i pezzi combattano fra di loro. Per iniziare la partita, cammina sulla scacchiera. Sii prudente, mi raccomando. Battere due alfieri. Di qua, vediamo un po' che succede. Peggio. Oh no! Lucida è bloccata da un fuoco magico. Sembra che dovrai scegliere la pozione giusta. Sii prudente, Harry. Potrebbe essere veleno. Credo che questa ci aiuterà ad attraversare il fuoco. Osserva attentamente e tieni d'occhio la pozione corretta. Poi scegli con cura. Ti intendo. Quindi? Ti intendo. Ok. Si ricomincia. Carena. Ci intendo. Ce l'abbiamo fatta forse. Assurdo. Oh. Aiuto. Spero di essere nel giusto. Bravo, Harry. Scelto quella giusta. Ok. Dovrei trovare Piton da solo. Io tornerò ad aiutare Ron. Oh sì. Buona fortuna, Harry. Maledetti passivi. Sì, sì, dovrei trovare Piton da solo, ma va cagare. Alomora. Però ti vogliamo bene, mio. Meno male un po' di vita.
Salvemus. Aiuto. Ok. Oh oh. Mi stavo proprio chiedendo se ti avrei incontrato qui, Potter. Immagino che pensassi di trovare qualcun altro. Beh, invece sono proprio io, lo spaurito, balbuziente professor Raptor. Sei troppo curioso per poter rimanere fra le schiere dei vivi. Ouch! Dammi il tempo! Slipendo! 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 Maledizione a te, Raptor! Slipendo! No, ho preso la ranocchia per farlo! Slipendo! 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 Adesso mi spara la... alle spalle, maledetto. Slipendo, 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 maledetta. Slipendo, 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 slipendo. Non ci voglio credere. Slipendo. Si è buggato. No, dai. Slipendo. Non credo in mezzo. Dai, uccidimi. Slipendo, 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 slipendo. Si è buggato il blocco. Mica neanche così si mira, ragazza. Slipendo, slipendo. Vabbè. Dovevo farmi uccidere, ragazzi, scusate. Ma sono buggati i blocchi. Dio mio. Quando il gioco è vecchio, purtroppo, ci sono queste cosettine. Mi dispiace soltanto che dovete risubirvi il filmato. Mi stavo proprio chiedendo se ti avrei incontrato qui, Potter. Immagino che pensassi di trovare qualcun altro. Beh, invece sono proprio io, lo spaurito, balbuziente professor Raptor. Sei troppo curioso per poter rimanere fra le schiere dei vivi. Slipendo! Slipendo! Allora... Slipendo! 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 Ops! Slipendo! Così? Slipendo! 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 Ok? Aiuto! Slipendo! 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 Maledetta puttana di un rapto! Slipendo! 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 Slipendo!
Filippendo. Maledizione, adesso quelli piccoletti mancano. Filippendo. Come fa quello che vuole? Filippendo. Voilà. Filippendo. Ouch. Questo lo sentito. Filippendo. 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 Non fare quello che vuoi tu. Filippendo. Ouch. Va bene. Maledetta fettecchia. Filippendo. Devo prendere anche questa. Aia, sprecata. Filippendo. Voilà. Maledetto Potter, questa volta non ce la farai. Uno sputo di vita. Ah no, vabbè. Ci sono le cioccolanine. E noi le prendiamo tutte. Bam bam. Bam bam. Consegnami la pietra. Fammi parlare con il ragazzo. Faccia. Padrone, ma voi non ne avete la forza. Certo che sono abbastanza forte per questo. Stronzata questa cosa. Dai. Vieni. Filippendo. L'ho beccato solo una volta. Mamma mia, dai. Fammi saltare. Oh! A lui la pietra. Consegnami la pietra. Fammi parlare con il ragazzo. Faccia a faccia. Padrone, ma voi non ne avete la forza. Certo che sono abbastanza forte per questo.
Potter! Puoi sfuggirmi, Potter? Forse potrei lasciare il mio colpendo contro i pilastri vacillanti. Vediamo di fare così, come vuole lui. Dai, seguimi. Intendo. Ok. Maledetto. Nintendo. Ah oh. Nintendo. Au. Vabbè. Nintendo. Uccidilo! No! Nintendo! No, stronzo! Segnami la pietra! Nintendo! Voilà! Ci abbiamo fatto! Silente sorrise. Quel che è accaduto giù nei sotterranei tra te e il professor Raptor è segretissimo, disse. Quindi, naturalmente, tutta la scuola ne è al corrente. Gigi, perfetto. La pietra era andata distrutta, ma Harry sapeva che questo non sarebbe bastato a impedire il ritorno di Voldemort. Silente annuì, condividendo la sua preoccupazione. Comunque, Harry, se i nostri sforzi hanno ritardato il ritorno di Voldemort, è possibile sperare che con un po' di fortuna non ritorni mai più. Eia, fidati. Allora la pietra non c'è più, commentò Ron alla fine. Harry annuì, sospirando come se si fosse liberato di un pesante fardello. A quel punto Ron estrasse dalla sua uniforme una figurina streghe e maghi famosi e voilà. La consegnò a Harry. Ora la tua collezione è completa, Harry, disse Ron. Harry era sbalordito. Messaggino, scusate. Quella sera Harry si avviò da solo alla festa di fine anno. La sala grande era addobbata di verde e argento per celebrare la vittoria di Serpe Verde nella Coppa delle Case. Quando Harry entrò, ci fu un improvviso silenzio. Andò a sedersi fra Ron e Hermione, cercando di ignorare gli sguardi degli altri studenti. La coppa, annunciò Silente, spetta alla casa che ha conquistato il maggior numero di punti. Al momento sembra essere Serpe Verde. Un boato di ovazioni e battimani esplose dal tavolo di Serpe Verde. Però, proseguì Silente, come riconoscimento per il sangue freddo e per l'eccezionale coraggio dimostrati da Harry Potter, attribuisco a Grifondoro altri 60 punti. Wow!
Dal tavolo di Harry partirono grida di gioia e applausi fragorosi. Grazie ai punti addizionali, la Coppa delle Case era stata vinta da Grifondoro. Per Harry, quella fu la sera più felice della sua vita. Meglio ancora che aver vinto a Quidditch, meglio del Natale, meglio che sconfiggere i mostri di montagna. Quella serata non l'avrebbe dimenticata mai più. Ah. Povero Piton, dai, un po' mi dispiace. Voilà! Harry Potter, ancora in vita, il bambino sopravvissuto. E abbiamo completato tutte le figurine più il gioco. Appunto. Quindi ragazzuoli belli, io vi ringrazio per aver seguito questi tre episodi di Harry Potter e la pietra filosofale. Ci vediamo forse domani con il continuo, quindi la camera dei segreti. E niente, ancora tante grazie, vi lascio ai titoli di coda. E niente. Dovevo dire qualcos'altro, ma non mi è venuta la frase effetto, porca miseria. Quindi ci guardiamo insieme i titoli di coda e poi vi saluto come si deve. Ok, no, ho voluto saltare i titoli di coda perché tanto
sappiamo che non c'è nulla. E quindi vi ringrazio ancora per aver seguito questi episodi di Harry Potter. E come ho già detto prima, porterò il secondo capitolo insieme anche a tutti gli altri, quindi tutti quanti ve li porterò in live. E niente, domani, se riesco, iniziamo tutti quanti assieme il secondo capitolo, quindi Harry Potter e la Camera dei Segreti. E vi lascio con questa news. Grazie mille ancora per avermi seguito e alla prossima live. Quindi a domani, se tutto va bene, se riesco. Grazie ancora.